Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Su richiesta ho deciso di fare un video su una maschera antirughe per il collo, perché, ed ecco il tè. Uno, perché purtroppo anche a me stanno uscendo delle piccole rughette, perché siamo sincere, tutte noi basiamo la nostra skincare più che altro nei primi anni sul viso. E quindi si vede la netta differenza, cioè nonostante io poi sia corsa ai ripari, si vede la netta differenza del fatto che fate i 16 anni ho iniziato ad avere una skincare pesante, d'urto sul mio viso, ma qui, cioè diciamo che qui dimostro sempre 16 anni perché me lo dicono tutti, ma qui si vede che sono, ne dimostro sui 30, quindi diciamo che c'è un netto stacco che non voglio far vedere. Allora, il corso di cosmetologia, sapete che ne ho quasi finiti tutti, ma ormai ne ho dati quasi 3 su 5. Vabbè, abbiamo parlato molto delle argille, che sono degli ingredienti che io prima snobbavo un pochino perché seccavano la pelle. In realtà, l'utilizzo dell'argilla nel modo corretto, che è quella di tenerla sempre umida, è, diciamo, l'argilla è anti-age pazzesco, il più anti-age di tutti, perché contiene tantissimi minerali, proprietà all'interno, che non si trovano facilmente in altri ingredienti. Quindi ho deciso di farvi vedere questa maschera con due argille, l'acqua naturale e un olio speciale anti rughe per il nostro collo e per il nostro décolleté e se volete anche per il nostro viso. Io spero di essere utile. Gli ingredienti sono facilmente reperibili, per esempio su Amazon o su altri siti. Cercherò di lasciarvi come al solito qui sotto nell'info box un link che possa in qualche modo indirizzarvi e aiutarvi a trovarlo, se vi va. Però ha anche ovviamente la possibilità di avere la spedizione Amazon gratis. Questo lo dico sempre a tutti. Fate sempre la prova Amazon Prime gratis e poi disattivatela per non rinnovarla a pagamento. In questo modo evitate, io compro su Amazon solo così, sono sincera, perché appunto trovo che se trovo un buon prodotto a un prezzo vantaggioso e non pago la spedizione conviene, altrimenti vado nel negozio sotto casa. Ma non è questo il problema, passiamo oltre. Io spero di essere utile a qualcuno di voi, spero anche che magari le mie iscritte più giovani, ovviamente spero di essere utile alle mie iscritte, diciamo, mature, ma a quelle più giovani spero di dare un'impronta, insomma, a curarsi anche del décolleté e del collo subito, non pensarci solamente quando dici: oh mio Dio, mi è comparsa una ruga, se solo io al posto di usare le maschere solo sul viso le avessi steso un pochino più in giù sarebbe stato meglio. E iniziamo subito, vi faccio vedere prima di tutto la ricettina da fare. Ovviamente, ripeto, questa ricetta mi è stata insegnata al corso di cosmetologia, quindi penso ho fatto anche sia quello naturale, quello generale, corso di estetista, sto finendo. Diciamo che sono contenta di aver scelto di intraprendere questo percorso, però studiare e fare anche altro nella vita, forse avrei dovuto farlo un pochino prima, ma non è questo il punto. Iniziamo subito con questo video, sto blatterando da 3 minuti e 24, quindi povere voi. E iniziamo subito con questo video. Allora metto un cucchiaino di argilla rossa, che è questa qui. Poi metto in ugual parte un cucchiaino di argilla nera. Che è questa qui. Per miscelare utilizzo l'acqua minerale naturale, quindi quella della bottiglia. Miscelo bene. Poi
aggiungo anche alcune gocce di olio essenziale, l'olio essenziale di arancia dolce, potete utilizzare anche quello di mandarino se ce l'avete. Rimescolo, tipo un profumo. Lo vado ad applicare sulla mia pelle. Ed ora c'è una cosa importantissima da fare. Una cosa importante è non far mai seccare la maschera, quindi dobbiamo aggiungere in uno spruzzino dell'acqua naturale, oppure dell'acqua distillata, oppure dell'acqua di rose, e andarla a vaporizzare, perché dobbiamo tenerla su 10 minuti, ma non deve seccarsi l'argilla. Questo è un passo importante, perché la maschera deve essere idratante e antirughe e non deve essere secca, non deve seccare. Vaporizzo, non fatela seccare. E continuate così per 10 minuti.